Amici di Sport a Chilometro Zero, ben ritrovati. Siamo con Mauro Castelli, presidente della scuola basket Arezzo, per parlare di questo momento di disagio che coinvolge anche lo sport e in questo caso il basket, per capire insieme quali sono le difficoltà, ma soprattutto cosa serve per ripartire. Intanto Mauro, ti ringrazio per questa tua disponibilità verso Sport a Chilometro Zero. E la prima domanda è pressoché scontata: come ti sei organizzato in questo momento di quarantena per tutti? Beh, innanzitutto buonasera a tutti, un saluto a tutti i nostri tesserati, a tutti i nostri associati, alle famiglie, ai genitori, ai bambini e prevalentemente un po' a tutti quelli che masticano di basket, insomma. Come sono organizzato? Personalmente, o come tutti gli italiani, siamo a casa, chiusi, stiamo pensando a soluzioni alternative quando ci daranno il via per poter ripartire. Noi nel frattempo come società ci siamo mossi come hanno fatto tantissime società, ci siamo mossi con i nostri ragazzi, con i nostri bambini per tenerli impegnati un po' a casa. Innanzitutto per quelli più piccoli del mini basket abbiamo fatto una sorta di gara, fra virgolette, di disegni su questo virus con la pallacanestro, mentre per i ragazzi degli under abbiamo organizzato questo contest di gara di video da casa, che era un torneo un po' particolare. È stato un risalto enorme perché sono arrivati 72, mi sembra 72-74 video di tutti i nostri ragazzi che poi alla fine si sono messi, come dire, in finale contro un dream team formato da noi dirigenti, abbastanza ridicola, ma insomma qualcosa un po' per tenere viva un po', diciamo, ancora questa voglia di pallacanestro che tutti i nostri bambini, tutti i nostri ragazzi e noi stessi abbiamo. Ecco, il tempo lo passiamo in questo momento, in questo modo. E noi dirigenti stiamo cercando di, diciamo, riorganizzare un pochino il tutto. Questo è quello che prevalentemente sta accadendo. Quali idee servono per un basket dilettantistico? Sicuramente è necessariamente diverso. Trovare delle nuove idee per la pallacanestro del domani è un po' difficile e credo che non sia un compito mio. Io vedo molta difficoltà dal punto di vista economico perché ovviamente la ricaduta passiva delle aziende che aiutano le società sportive per affrontare campionati importanti come quello che sta affrontando la SBA, la quarta serie nazionale, pur avendo fatto scelte intelligenti, abbastanza economiche, comunque il risultato era comunque buono. Ricordiamoci che quando è finito tutto eravamo sesti in classifica per una società come la nostra, neopromossa, che come dire, si è affacciata a questo campionato con tutta l'umiltà possibile, che era quella di salvarsi. Addirittura eravamo già dentro i playoff. Ovviamente le idee nuove da trovare io la vedo un po' difficile valutarla adesso. L'unica cosa che posso dire è che quell'idea che noi abbiamo avuto tanti anni fa, e cioè quella di investire sui propri ragazzi, sul mondo del settore giovanile, credo che sia la chiave di volta per molte società sportive. Noi quest'anno avevamo già lanciato quattro ragazzi nuovi del 2003, del 2002, del 2004 addirittura, quindi credo che quella sarà l'occasione per poter fare una variazione a quelle che sono le spese per le grandi categorie. Non vorrei trovarmi nei panni di quelle società importanti che hanno investito non so quanti soldi per poter vincere un campionato di C-Gold e magari oggi purtroppo non ne possono fare di niente, insomma. Quindi la nostra società solida può ripartire sicuramente da una base certa dei nostri ragazzi, dove chissà, misurandosi con le altre realtà, dove po possiamo arrivare. Questo è quello che in questo momento mi viene, a meno che non uscirà qualcosa di particolare dal cilindro. In palestra, quali cambiamenti servono dal punto di vista sanitario e soprattutto la Federazione Italiana di Pallacanestro, quale linee guida ha emanato? Guarda, dal punto di vista sanitario, diciamo dal punto di vista prettamente tecnico, dobbiamo aspettare le linee che ci daranno sia la federazione che i medici, diciamo la ASL.
Ma nel frattempo noi comunque ci siamo mossi in questo periodo di chiusura e abbiamo fatto dei molti lavori all'interno del palazzetto. Innanzitutto abbiamo riverniciato tutti i corridoi nuovi, quindi le persone quando rientreranno si troveranno questa nuova diciamo colorazione che è sempre azzurra, ma insomma sono stati riverniciati tutti i corridoi sia del sotto che del sopra perché ne avevano bisogno. Più abbiamo fatto una cosa importantissima che è la sanificazione di tutto l'ambiente, sia degli spogliatoi, delle docce, dei bagni, ma anche la sanificazione dell'ambiente esterno, cioè esterno intendo le tribune, sia di quelle grandi che quelle piccole, tutte le stanze, tutto quanto il palazzetto è stato sanificato molto bene. Più stiamo facendo anche dei lavori esterni, quindi diciamo che il lavoro è stato prevalentemente fatto bene. In più, per quello che riguarda la FIP, diciamo che non ci è ancora stato dato delle direttive sanitarie, ma più che altro ci è stato dato delle direttive importanti per la stagione prossima per quanto riguarda la parte tecnica, e cioè la parte che riguarda l'iscrizione ai campionati della prossima stagione, si sono adoperati affinché le società non debbano pagare delle cifre come era negli anni passati, molto importanti, perché ovviamente se no le società non ce l'avrebbero fatta a ripartire. Quindi devo dire che la FIP si è adoperata per dare una mano alle società. Ecco, questo sì. Da crisi sanitaria a crisi economica, per uno sport come il basket che vive di sponsor, sicuramente il momento è davvero difficile. Tu in questa direzione quale futuro vedi? Quello che dicevo prima, trovare un futuro per la pallacanestro oggi la vedo difficile, credo di ripetermi. Io credo che molte società dovranno ricredersi. Ora, ovviamente non prendiamo le grosse società di Serie A, ad esempio Armani Jeans, Armani Basket Milano ha già confermato i soliti 30 milioni per poter fare il prossimo campionato. Noi parliamo neanche dell'1% di queste cifre, anche meno qualche volta. E quindi, come dire, sono realtà completamente diverse. Le piccole realtà come le società sportive dovranno per forza trovare soluzioni diverse da quelle che sono diciamo, i professionisti. Penso che ne pagheremo più noi le conseguenze che quelle grandi, anche perché noi dobbiamo sempre far quadrare i conti, chi più chi meno, però siamo persone che mettiamo a rischio la nostra vita delle volte. Per fare delle cose, quindi io credo che noi pagheremo molto le conseguenze di questa cosa, però ripeto, spero comunque che le aziende che sono sempre state legate a noi da tanto tempo si accorgano della nostra serietà come è sempre stato fatto negli ultimi anni e quindi continuino a darci una mano. Ovviamente per i primi anni dovremo essere noi a dare una mano a loro per ripartire e di questo credo che noi ci metteremo a disposizione per poter dare una mano anche nel nostro piccolo a queste aziende che ci hanno aiutato nel corso degli anni. Secondo te è ipotizzabile coinvolgere le famiglie degli atleti in una sorta di public company tipo del Barcellona e sostituire in questo caso gli sponsor? Ma guarda, la domanda che mi poni se questa società, cioè se le società potessero ripartire come una public company come il Barcellona, più che altro un azionariato popolare. Magari tu non lo sai o molti non lo sanno, ma insomma la SBA è nata circa un po' di anni fa sotto questa egida, cioè il fatto dopo come dire, la chiusura della società sportiva legata ad Eutelia per i famosi problemi che c'erano stati. Siamo ripartiti in questo modo, cioè la SBA ripartì come una sorta di azionariato popolare, circa in 50 persone. Però purtroppo questo tipo di cose, specialmente nella nostra città, non funziona. Non funziona perché poi alla fine rimangono sempre quei 2, 3, 4, 5 persone che si fanno un mazzo tanto e tutto il resto invece magari sta a criticare e basta. Ma questo succede da tutte le parti. Quindi questa cosa è già stata fatta e non ha funzionato e non può funzionare perché non c'è la mentalità che hanno in Spagna, in Francia o in altre nazioni. In Italia purtroppo
non è così facile fare sviluppare e partire una società ad azionariato popolare, un problema. Ma comunque, ripeto, noi non siamo preoccupati più di tanto da questo punto di vista. Se noi ci dicessero domani o fra un mese o fra 6 mesi ripartiamo, noi siamo pronti nelle stesse condizioni sia economiche che sportive della prossima stagione. Abbiamo già rinnovato i contratti con gli allenatori importanti, anzi, ne abbiamo aggiunto qualcuno per il settore giovanile e per il mini basket, quindi ci avvaleremo di allenatori molto importanti e continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè quello di investire prevalentemente sugli allenatori che creino i giocatori in casa. Siamo sempre su questa linea, non vogliamo cambiare, non vogliamo andare a fare il passo più lungo della gamba, non è nelle nostre possibilità e non vogliamo cambiare niente. Il presente per la scuola basket Arezzo dovrebbe essere il campino esterno. Pensi di portare avanti questo progetto, Mauro? Ma il campo nuovo, quello esterno, dedicato a Brian insieme ad Amen, era l'ultima delle idee che dovevano partire in questi giorni, anzi, doveva essere già partito, ovviamente tutto bloccato, ma noi ci siamo sentiti anche con Giovanni Licastro di Amen. La situazione appena si riaprirà, si vedrà com'è la situazione economica, ovviamente più che altro per loro, non tanto per noi, e abbiamo deciso solo di sospenderla fino a quando non ci sarà, diciamo, la ripartenza. La nostra idea è quella di fare questo campo esterno, in tutti i modi. Vogliamo farlo perché siamo convinti che, il 3 contro 3, sia estivo ma anche no, possa diventare un altro strumento di aggregazione per le società sportive. Abbiamo lo spazio, abbiamo la possibilità di farlo, c'è una bella dedica che è quella di dedicarlo a Kobe, quindi non vorremmo non farla perché questo periodo ci ha un attimo devastati, diciamo, no? Vogliamo essere positivi, pensiamo che questa cosa la potremmo fare magari un po' più tardi, ma l'idea sarebbe quella, di continuare a portare a termine questo nuovo progetto che secondo me è veramente un altro progetto importante che la SBA fa per la città di Arezzo e per tutti i suoi tesserati. Ok, salve. Con quest'ultima battuta di Mauro Castelli è davvero tutto, che ringraziamo per la sua disponibilità verso Sport a chilometro zero, come ringraziamo quanto ci hanno seguito fin qui e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti. Energia.